ricordo che anche la prima regione che ha dato il via libera per le cure stamina. Stiamo però ancora aspettando che questa cosa si concretizzi. Se noi non valutiamo attentamente anche i folli, se vogliamo dare questo termine un po' strano, e li valutiamo attentamente, perché attraverso la follia c'è anche il raggiungimento di obiettivi positivi e lodevoli e che fanno poi avanzare la società, non ne usciamo. L'unica cosa che avrebbe potuto dimostrare se questa metodica funziona o no, che era una sperimentazione, il Ministero ha deciso di non farlo. Gianni Chiodi è anche commissario della sanità abruzzese, quindi uomo di diramazione del governo, ma questo farà sì che i passi che andremo a fare saranno i più concreti. Sapete cosa ha fatto Teleton, che è quella a cui tutti avete donato i soldi e che ha fatto la ricerca che è durata 18 anni ed è costata 60 milioni di euro? Ha venduto il brevetto alla Glaxo, il quale poi ha rigirato il brevetto su una società che si chiama Molved, che è un SPA e che ha i diritti per il resto della sperimentazione e poi l'applicazione della terapia genica. Stamina, se ci sarà l'occasione di fare le cure in Abruzzo, verrà in Abruzzo a farle e le farà gratuitamente come le ha fatte a Brescia e come le farà sempre. Qui di fronte a voi c'è la realtà di un papà, c'è la testimonianza di un papà che ha una bambina malata. Io non voglio arrivare che Noemi sarà un prossimo Raul, perché questa responsabilità dopo se la prende anche lo stesso Chiodi, lo stesso Rasuti, lo stesso Acerbo, lo stesso Caramanico, lo stesso D'Alessandro, che in pieno risoluzione e stamina hanno detto: facciamo qualcosa di concreto per Noemi. Di concreto Noemi, la realtà è che Noemi ha perso la deglutizione, è stata ricoverata adesso una settimana, è stata malissimo, e il concreto è che sono solamente sentite le chiacchiere, la nebbia. Ci sono in gioco delle vite, c'è il ministro della salute che ha commesso delle omissioni gravissime, omissioni gravi insieme alla sua commissione, non ha valutato cartelle cliniche e non ha valutato perizie medico-legali che certificano i miglioramenti, è gravissimo, c'è una denuncia alla procura della Repubblica di Napoli e io mi auguro che il dottor Colangelo quanto prima apra un'inchiesta seria su questa vicenda. Perché è vergognoso, non si può accettare che il nostro futuro, dei bambini, vengano lasciati morire, come è successo ieri a Raul. È inaccettabile. Noi siamo governati da dei criminali, questa è la realtà. Penso che il discorso si sia capito, penso che la platea approvi, cercando di far sì che non si vada a scivolare poi nel vergognoso, vergognoso, vergognoso. Vergognoso, vergognoso. Legalmente io posso accedere tramite la Turco fase del 2006 a un trattamento riguardante le cure compassionevoli, che non vanno a capire se il metodo è sicuro o non è sicuro. No, non ci sono tutte queste cose qua. Sulle cure compassionevoli vige una legge dello Stato che è sempre il giudice del lavoro ad autorizzare. Io quando ho sentito dare dell'eroe a Marcello Villanova mi sono veramente preoccupato. Dico, ma perché è un eroe? Perché ha detto che una bambina di lui ha fatto una scala di misurazione e poi gli ha fatto la seconda, perché due mesi dopo è migliorata. Cioè ha detto la verità. Convocare un consiglio straordinario con la presenza del professor Pannone sarebbe la cosa migliore, cioè un modo per veramente per fare.
volontà, oggi quello che voglio ripetere, c'è una volontà espressa in un consiglio regionale, che è una volontà politica che in qualche maniera va portata avanti con i nostri beni, sicuramente c'è questo percorso, è stato già individuato e quindi bisogna andare per il fondo. Quindi questo noi saremo veramente molto contenti e penso che faremo di tutto per portarla avanti. Purtroppo ci siamo trovati con un ministero che non ha impedito delle cure, ha impedito una sperimentazione, cioè quindi si è rifiutato di voler sapere, che è una cosa che non si fa mai nella scienza. E come dice sempre con Sandro Viviano, sono, siamo delle vite a tempo. È ora di dire basta, basta attendere, basta cliccare mi piace, cambiare immagine e scrivere su Facebook. Lo avranno pure molto tempo, ma noi no. Il tempo è scaduto, è ora di reagire per quello che il 13 novembre, cioè il mese di novembre, non si sa ancora la data, si è deciso di organizzare una manifestazione a Montecitorio.